2.0 presenta Napoli Magazine. È lunedì 17 marzo 2014, buon pomeriggio a tutti da Michele Sibilla e benvenuti a Napoli Magazine, la trasmissione radiofonica dedicata al calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da napolimagazine.com, in onda da lunedì al venerdì, dalle 14.40 alle 16 sulle frequenze di Radio.0, Michele Sibilla in studio, Antonio Petrazzolo dalla redazione di Napoli Magazine e Sebastiano Fericella in console. Si chiude qui la giornata calcistica, il lungo weekend calcistico nel quale la Juventus si è confermata più forte di tutte, la Fiorentina faticando ha superato il Chievo e il Milan come al solito non smette mai di stupire, in negativo lasciando via libera al Parma di Cassano, a Mauri di Donadoni in casa perdendo per 4-2, quindi per la squadra rossonera veramente una crisi irreversibile. Mentre stasera si chiude con due partite importanti, quella tra Torino e Napoli e subito dopo Roma-Udinese. Un incontro importante all'Olimpico di Torino per gli azzurri di Benitez e poi giovedì giocheranno il ritorno di Europa League degli ottavi di finale contro il Porto e nel frattempo perde pezzi importanti. Auguri al portiere Elton che si è infortunato ai legamenti, per lui stagione finita. Poi ci sono Maicon infortunato, un altro giocatore squalificato, quindi un Napoli che dovrà fare a meno di Maggio, in bocca al lupo ancora al calciatore azzurro, mentre ritroverà appunto altri giocatori importanti, quindi vedremo cosa succederà. Nel frattempo auguro subito il buon lunedì e la buona settimana a Mariano Grimaldi. Ciao Mariano, buon pomeriggio. Ciao Michele, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. E io immediatamente presento il tuo ospite, anche perché è un piacere risentirlo. Ha vestito la maglia azzurra, è stato uno di quei giocatori che ha dato il via al progetto Napoli. Tra l'altro ecco, lui probabilmente ci potrà parlare un po' meglio della difesa del Napoli, perché è un addetto ai lavori. Buon pomeriggio a Mirko Savini, buon pomeriggio Mirko. Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti. Prima di tutto auguri, perché ecco, si dice sempre il gol più bello è quando nasce un figlio e tu praticamente sei da 20 giorni, se non sbaglio, di nuovo papà. Sì, sono papà da 20 giorni, quindi sì, non c'è cosa più bella, penso, quindi grazie ancora. Auguri tripli. Mariano, vai subito con le prime domande. Beh, a Mirko. Buon pomeriggio, come stai? Ciao Mariano, tutto bene, grazie. Noi ci siamo visti un po' di tempo fa, quindi è sempre un piacere. Questo così a pochi tempo, a pochi giorni fa, sulla pagina del Gubbio, stavano facendo secondo me un lavoro straordinario di Christian. Purtroppo non so per quale motivo vi hanno mandato via, anche perché eravate una delle più belle realtà del campionato di livelli del Legatore di quest'anno. Vi visto giocare contro il Pisa, che in quel momento era capolista, vincere 1-0 convincendo, mi sembra abbastanza strano questo, che sia il calcio, insomma, che penso che abbia sempre di Cristian l'attitudine per fare questo lavoro e farlo ampiamente bene. Ascolta, io volevo farti una domanda proprio in virtù della partita di stasera, che ritengo che il Napoli abbia una delle più brutte carte da pelare di questo girone di torno, perché affrontare il Toro in questo momento con un allenatore e con una squadra così in palla, perché pur venendo da partite dove hanno raccolto poco, il loro gioco è un gioco sicuramente tra i più belli di questo campionato. Com'è la sfida di stasera, ecco? Ma guarda, il Torino non viene da, soprattutto per quanto riguarda i risultati, come dicevi tu, non viene da un periodo felicissimo, anche se a livello di gioco è sempre, penso che dall'inizio dell'anno sia la squadra che ha sempre espresso un buon gioco, e poi c'ha giocatori importantissimi che di qualità importante, e quindi può mettere in difficoltà sicuramente il Napoli. E poi ripeto, ecco, forse a maggior ragione dal fatto che comunque, pur giocando bene, non sono riusciti a ottenere quelle che meritavano sul campo, avranno un po' il dente avvelenato e cercheranno di far punti stasera con il Napoli, anche se dall'altra parte, voglio dire, c'è uno squadrone, quindi sarà una bella partita sicuramente. Secondo te Napoli ha ancora possibilità per raggiungere la Roma, visto che trovate che è la squadra della tua città, e di poter rimettersi in carreggiata per il secondo posto? Ma guarda, secondo me fino alla fine sarà una bella battaglia. La Roma, ecco, la partita al San Paolo l'ha giocata bene, poi è riuscita a vincere il Napoli, dovrà
dovrà comunque in qualche modo sopperire all'assenza di Strootman, anche se Taddei al San Paolo fece una bellissima partita. Ti dico, secondo me arriveranno fino alla fine appaiate. La Roma ha ancora una partita da giocare, quindi quella col Parma sarà fondamentale, il recupero per comunque per vedere un po' a quanti punti il Napoli si possa a quanti punti il Napoli è distaccato dalla Roma. Però secondo me Mariano fino alla fine se la giocheranno, perché comunque la Roma oggi affronta l'Udinese, fuori casa l'Udinese è una squadra difficile, anche se il Napoli ha una partita difficile a Torino, è una battaglia fino alla fine. Ormai la Juve è andata, quindi il secondo posto se la giocano Roma e Napoli, secondo me fino alla fine. A proposito di Juve, Mirko, oggi mi sento in gran forma, vedendo un pochettino quello che è stato lo scorcio di questo campionato, la Juve l'ha ammazzato il campionato, basti pensare che insomma i punti della Roma e i punti del Napoli in questo momento qua, rapportati le ultime 4-5 stagioni, li porterebbero in vetta alla classifica delle varie classifiche delle stagioni precedenti. Ma è possibile che ancora oggi e sistematicamente domenica dopo domenica si riesce a vedere un campo nazionale, questo non avviene in campo internazionale evidentemente, una squadra che è sicuramente la più forte e che sta strameritando di stravincere questo campionato, ma anche ieri ci sono stati degli episodi così, con tutte le domeniche, tutti quanti casualmente a favore e direttamente di una squadra. Ti spiego, quello il rigore mandato a Bertolacci con un gabbaniere, un arbitro addizionale e un arbitro che era lì a 4 metri, in quel modo, quando Bertolacci era libero e pronto per poter attaccare la porta, il diretto marcatore in quel momento era Vidal, l'ha strattonato, l'ha portato giù, era rigore d'espulsione. E allo stesso tempo, come si fa a fischiare quel rigore alla Juve, nel momento in cui lo fischi e valuti che c'è un fallo di mano volontario, il giocatore già ammonito o non ammonito? Come si fa a interpretare ancora oggi, nel 2014, questi tipi di rigori? Ma guarda, ti dico Mariano, io ho sempre pensato, sin da giocatore, che adesso che comunque sono l'assistente di Bucchi, di Cristian, che alla fine comunque i valori espressi in campo hanno sempre la meglio. È normale che chi conosce il calcio sa perfettamente che episodi possono incidere su una partita e magari anche, non dico sulla stagione, però sul proseguo della stagione. Però ti dico, la Juve è una squadra fortissima. Mi dispiace che a livello internazionale non abbiamo più quel potere, intendo come squadre italiane, per poter arrivare fino in fondo su tutte le competizioni, anche se secondo me quest'anno l'Europa League è una competizione dove ne possano arrivare in fondo. Per quanto riguarda l'episodio, ti dico, mi vorrei soffermare soprattutto sulla mentalità di Conte, a prescindere dall'episodio, ecco, che ti ribadisco, poi sì, possono cambiare una partita, ma a lungo andare, secondo me, i valori espressi durante la stagione hanno la meglio. Io ti dico che quello che mi impressiona è la mentalità, la voglia di vincere, la cattiveria su ogni pallone, ogni partita, anche perché adesso hanno tanti punti di vantaggio, quindi potrebbero un pochettino alleggerire. Giovedì comunque hanno una partita importante pure loro, ma loro non mollano su niente e su nessuno. Quindi ecco, secondo me, a prescindere dai giocatori, che sono giocatori importantissimi, Tevez in primis, però la mentalità che ha creato Conte, perché questo va dato merito a Conte, ha creato questa mentalità vincente in Italia, ribadisco, e che le altre squadre italiane fanno fatica. Questo tipo di mentalità, visto e considerato che stai facendo un certo tipo di lavoro, e penso che lo potrai fare per tanto tempo, perché secondo me siete bravi, ho visto lavorare sia quest'anno che l'anno passato, questo tipo di mentalità, sì, questa intensità che loro mettono sia a livello atletico che a livello caratteriale, si allena durante la settimana, perché dove sto notando in tutti i campionati, partendo dalla Serie A, alla Serie B, alla Lega Pro, che rimane un campionato comunque affascinante come serbatoio, vedo che ormai l'intensità in mezzo al campo sta scemando e poche squadre riescono a esprimere una grandissima intensità. Mi spiego, ieri sono andato a vedere Sassuolo Catania, ho visto una partita che sotto l'aspetto tattico era sicuramente una bella partita, due squadre che giocavano a specchio con un 4-3-3, però a livello di intensità in mezzo al campo e di cattiveria nell'andare a tappare tutti i buchi del campo,
lascia veramente molto a desiderare. Se poi vediamo la Serie B di quest'anno, a livello di intensità di gioco veramente si gioca un calcio molto blando. Sì, su questo vi do pienamente ragione, anche perché noi siamo andati a vedere parecchie partite di Serie B, Ternana, Palermo, Cesena, Pescara, insomma abbiamo girato un pochettino e siamo sempre più convinti che l'intensità fa la differenza. Poi è normale, se hai intensità e hai campioni è tutto molto più facile, però come dicevi tu, Serie B non abbiamo viste di partite, non viste di partite e sinceramente grossa intensità non c'è. E questo ad oggi, perché ripeto, secondo me a prescindere dai campioni, da giocatori importanti che sicuramente fanno la differenza, ma l'intensità ti dà poi dà dei frutti. Si prepara durante la settimana, secondo me è fondamentale il lavoro che uno fa durante la settimana, e se all'intensità agli allenamenti si aggiunge comunque l'aspetto caratteriale dell'allenatore, che incide moltissimo, che comunque va a intaccare l'orgoglio, va a intaccare la personalità dei giocatori, questo è un mix, è un binomio che per me fa la differenza. Ribadisco, non solo perché si hanno dei campioni e quindi è tutto più facile, ma anche in realtà più piccole, se riesci a interpretare bene questo connubio, secondo me puoi fare grandi risultati. Io voglio un'ultima domanda che la devo fare, sì, io, perché vai in maniera diretta l'ha vissuta ed è sicuramente un argomento attualissimo. Mi riferisco al derby di Salerno, il derby farsa di Salerno, quello che ha fatto il giro del mondo. Tu hai affrontato la Serena come allenatore, mi pare che andassi a vincere a San Francesco 1-0. Cosa pensi di quello che è successo e come si può nel 2014 ancora far passare per carnefici le vittime? C'è staff tecnico, tra parentesi, un tuo compagno, cioè hai giocato sì, no, assolutamente, Gaetano, Tim Fontana, con Gaetano sì. Hai giocato sia ad Ascoli che a Firenze, sì, ma infatti è un bel ricordo di Gaetano, è dispiaciuto a maggior ragione questa situazione proprio per... Ma me lo spieghi tu da di dentro, com'è possibile che un episodio del genere, dove c'è stato evidentemente acclarato dalla giustizia ordinaria un atto di colpismo da parte di una frangia di tifosi, com'è possibile che poi il risvolto giuridico, legale, sportivo soprattutto, vada a condannare quella che è un'azione di gente che sono state intimidate, picchiate, malmenate, obbligate sotto forma di minaccia e di violenza privata a uno scempio che poi evidentemente poi abbiamo visto tutti per televisione? Guarda Mariano, ti dico innanzitutto che secondo me ha perso il calcio, perché dal momento che poi è successo quello che è successo, poi non vivendoli di persona uno magari non conosce le situazioni, le dinamiche, sicuramente il calcio ha perso, perché comunque la Nocerina comunque una società blasonata, una società importante, comunque stava facendo un campionato ricco di giovani, poi con Fontana allenatore, quindi tutto sommato tranne l'inizio che è stato un po' difficile, dopo stava facendo abbastanza bene, e purtroppo dispiace perché succedono queste cose. Poi ecco, tu magari conoscendo di più i fatti, comunque avendoli stando in zona, quindi conoscendo di più i fatti puoi sicuramente saperne molto di più di me. Io quello che posso dire dal di fuori che dispiace, perché ecco, il calcio secondo me ha perso per dinamiche che sono extra calcistiche, non sono assolutamente riferite al calcio stesso, e quindi qua dobbiamo un attimo pensare un po' tutti a quello che è successo alla Nocerina e che potrebbe capitare ad altre società, ad altre squadre, perché comunque sono cose che purtroppo capitano. E ha pagato la Nocerina, hanno pagato i giocatori, ha pagato l'allenatore, ha pagato comunque una società importante, e questo sicuramente fa riflettere, fa pensare e sicuramente fa male al calcio. Io sono d'accordo con te che ha pagato lo sport e il calcio, ma secondo me ha pagato anche il diritto alla giustizia. Sicuramente. Per quanto riguarda un dato incontrovertibile, e non mi spiego come gli vertici civili, sportivi abbiano puntato il dito sull'anello debole della catena.
l'ingiustizia sportiva purtroppo ha colpito ancora, potremmo dire. Bene Mariano, bene Mirko. Mirko, ancora tantissimi auguri per la bella notizia, e in bocca al lupo a te Christian per la carriera di allenatori, perché io mi fido delle parole di Mariano. Sicuramente. Ma ragazzi sono bravi veramente. Appunto. Avevano una squadra giovanissima, anche loro giocavano un calcio in un ambiente dove evidentemente le pretese non erano straordinarie, e mi pare che quando vi hanno mandato via eravate in piena zona playoff. Quindi io li ho visti giocare, li conosco evidentemente, mi lega un rapporto affetto con Mirko e con Christian, però evidentemente questi sono due ragazzi che faranno strada e la faranno veramente bene. Guarda, ti dico Mariano, ti ringrazio per le parole, siamo contenti del lavoro fatto. Purtroppo il calcio è questo, no? Poi ci sono tante altre dinamiche che magari non si sanno bene, oppure magari delle cose, però l'importante è che uno è sempre tranquillo, a posto con la coscienza del lavoro fatto e soprattutto dell'idea che uno vuole impostare e vuole trasmettere alla propria squadra. Quindi ti ringrazio ancora, vi saluto a tutti, vi ringrazio. Vi aspetto, ci sentiamo presto magari. Sicuramente, okay. Un abbraccio Mirko, grazie. Un abbraccio, ciao Mariano, un abbraccione. Grazie a Mirko Savini e grazie a Mariano Grimaldi. Mariano, forza Napoli! Come sei? Forza Napoli, Michele, un abbraccio a te, saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie ancora a Mariano Grimaldi e buon pomeriggio a Salvatore Cagliazza. Ciao Salvatore! Buon pomeriggio a te Michele e agli ascoltatori. Allora, dopo un fine settimana passato, diciamo, senza particolari patemi d'animo, cominciamo invece una settimana che sarà veramente super impegnativa, anzi possiamo dire due settimane, Salvatore, veramente piene di impegni. Si comincia stasera a Torino, partita difficilissima. Sì, si parte dopo, diciamo, la delusione di Oporto, dove il Napoli avrebbe potuto in 7 minuti cambiare la storia di questa qualificazione, però a quanto pare deve essere sempre tutto più difficile per questo Napoli napoletano, in modo tale poi da potersi godere l'eventuale successo giovedì al San Paolo, così come era successo con lo Sbonzi. Si parte da Torino, si parte contro una squadra che negli ultime 5 partite ne ha perse 4, ha perso quella continua volta la formazione di un nostro caro amico Giampiero Ventura, che non ha mai nascosto l'amore verso i colori azzurri, però il Napoli non deve sbagliare approccio, Michele, perché affrontiamo un'avversaria che sa come batterci, nel senso che noi sappiamo che il Napoli soffre il 3-5-2, quindi se decidono di buttarsi tutto dietro la palla e il Napoli non trova sbocchi, poi si rischia che in qualche contropiede, vedi le qualità di Cerci, vedi Immobile che molte difese lo patiscono, di farci la beffa. Invece credo che Napoli debba entrare in campo con la consapevolezza della propria forza e decidere subito di chiudere la partita e poi concentrarsi su quella di giovedì ancora più importante. Ci credi che non farà giocare Immobile e Cerci stasera Ventura? Beh, non capisco perché, ha qualche infrasettimanale anche il Torino. No, però le notizie arrivano a Torino sembrano andare in questa direzione. A me pare che il Toro abbia giocato solo le partite di campionato, mentre il Napoli gioca ogni 3 giorni e quindi ha bisogno di far recuperare qualche calciatore. Poi vorrei evidenziare questo fatto, poi non ne parliamo più, che abbiamo avuto 7 infortuni che in 4 anni Mazzarri non ne ha avuto, non c'è mai arrivato, ne abbiamo avuto 7 in una sola stagione. Non so se sia una sorta di anatema, di maledizione. Certo che quello che sta colpendo gli esterni, vedi Maggio, che in un allenamento salta, colpisce, viene colpito da un pallone mentre non sta respirando e rischia addirittura la vita sull'aereo, cioè, mentre sta tornando dal Portogallo. Quindi io credo che Napoli abbia pagato il suo conto con questi infortuni, e mi auguro che con il ritorno di Mesto, con quello di Zuniga e con quello di Maggio si possa veramente arrivare fino in fondo con la squadra completa. Diciamo che, ecco, Salvatore, non per ripetere sempre il solito proverbio che la fortuna è cieca, ma la sfortuna ci vede benissimo. Certo è che la fortuna effettivamente premia gli audaci e sempre i soliti, perché soltanto nel fine settimana abbiamo visto tutto il contrario di tutto di quello che è successo al Napoli.
Eh sì, ma io credo che Napoli debba guardare in casa sua. Abbiamo un allenatore convinto dei propri mezzi, del proprio progetto. Certo è che il Napoli poi lo deve seguire sotto tutti i punti di vista, dal punto di vista strutturale, dal punto di vista del settore giovanile, dal punto di vista dei rinforzi. Io credo che dobbiamo affidarci a questo allenatore, che avrà anche i suoi difetti, ma chi non li ha? Però nonostante tutte queste difficoltà, nonostante gli infortuni, il Napoli è terzo, comunque alla Champions ad un passo, deve giocare questi quarti, questi ottavi per raggiungere i quarti d'Europa League, e poi non dimentichiamo la finale di Coppa Italia. Assolutamente, partita da non sottovalutare. Ma secondo te tra Juventus e Fiorentina come finisce? Io ti dico solo questo: mi auguro di vedere due finali Fiorentina-Napoli. Beh, d'altronde insomma non stiamo facendo nessun Salvatore, nessun discorso particolare, né tantomeno no, io dico di discriminazione territoriale, perché tifiamo per una squadra italiana comunque. Sì, ma nessuno, sicuramente faccio il giornalista, ma nessuno mi può chiedere di non tifare per la Juve, cioè assolutamente, ma per un fatto proprio campanilistico, per un fatto storico, non ce la faccio proprio, capito? Cioè, io mi auguro che faccio il tifo per la Fiorentina, c'è poco da fare, ma non perché ieri la Juve è stata forte, è stata brava. Avere Pirlo, avere Buffon non è da tutti, però sinceramente non riesco neanche ad essere simpatizzante per questa squadra. Quindi Fiorentina-Juve, io tifo per la Fiorentina. Naturalmente. Salvatore, noi ci fermiamo qui e ci risentiamo lunedì prossimo. Forza Napoli! Sì, le tappe sono importanti. Stasera il Toro, giovedì l'Europa League, e domenica alle 18:30 c'è la Fiorentina. Quindi in questa settimana si può decidere davvero un bel po' della stagione del Napoli. E speriamo bene. Ciao Salvatore, buon lavoro! Forza Napoli! Napoli Magazine. Eccoci pronti a ripartire. C'è con noi? No, non c'è con noi. Tra poco sentiremo il prossimo ospite. Come avete sentito, insomma, Salvatore Caiazza non crede tanto all'ipotesi circolata proprio nella giornata di oggi di un Torino addirittura senza il tandem Cerci Immobile, che sicuramente è la coppia più pericolosa di questa squadra. Non averceli contro, sinceramente, Cerci Immobile sarebbe una gran bella notizia per il Napoli. Per la formazione dovete attendere come al solito il collegamento con la redazione di napolimagazine.com, perché con lui, con Antonio Petrazzuolo, il nostro direttore, cercheremo di azzeccare quelle che saranno le scelte non solo di Ventura ma soprattutto di Benitez. Buon pomeriggio al collega della Gazzetta dello Sport, Gianluca Monti. Ciao Gianluca, buon pomeriggio. Ciao Michele, buon pomeriggio a voi. Partiamo da Torino-Napoli, Gianluca. Partita tosta, difficile, ma la domanda che ti faccio, perché è circolata in queste ore proprio la notizia, è addirittura Ventura potrebbe giocare senza Cerci Immobile. Ci credi? Ci credo, perché se la notizia gira un fondamento di verità deve pure esserci. Nasce dai colleghi di Tutto Sport questa mattina, viene rilanciata adesso anche dai colleghi di Sky vicino alle cose del Toro. Ci può stare. Ventura ha abituato tra l'altro i suoi tifosi a scelte sorprendenti, non a caso talvolta questo rapporto di amore e odio con Cerci ha portato fuori squadra proprio il miglior giocatore probabilmente della formazione granata. Inoltre, per carità, Barreto non segnava da una vita prima di segnare. Infatti, proprio con il Napoli lo scorso anno, chissà che non sia per certi versi una scelta scaramantica. Meggiorini lo conosciamo bene, è proprio un giocatore di Ventura, ce l'aveva già al Bari, uno di quelli che si porta dietro sempre con piacere. E proprio l'anno scorso, ricordiamolo appunto, Barreto e Meggiorini insomma misero in difficoltà il Napoli. Ci vuole, sì, se poi dovesse anche finire come l'anno scorso, ben venga. Appunto, noi non buttiamo via nulla, anche perché Gianluca, è importante cominciare subito bene questa settimana, che, e come dicevamo prima con Salvatore Caiazza, è sicuramente la settimana decisiva, perché sia in campionato che in Europa puoi svoltare definitivamente. Sì, si abusa spesso
adesso il termine decisivo, però in effetti forse questa settimana lo è, perché c'è la possibilità di mettere pressione alla Roma, che comunque giocherà dopo rispetto alla gara del Napoli, ed è un aspetto mentale, psicologico da non trascurare secondo me. C'è poi la sfida domenica sera con la Fiorentina in campionato, che può quantomeno garantire, a meno di clamorose sorprese, anche se io, ripeto, lo ritengo già in cassaforte il terzo posto. E poi ovviamente c'è nel mezzo questa partita con il Porto, che può determinare il cammino europeo da, diciamo, buono a ottimo, perché è il momento in cui il Napoli dovesse arrivare ai quarti di Europa League, a prescindere da quella che sarà l'avversaria, secondo me avrà in pratica fatto quello che era un po' il suo compito in campo internazionale. Quindi poi da quel momento lì sarà eventualmente tutto riguadagnato, però arrivare ai quarti è un obiettivo che è nelle corde anche di questa squadra, anche perché tra l'altro insomma il Porto probabilmente in questo momento tantino più sfigato del Napoli, perché in tre giorni ha perso tre giocatori, tra i quali il portiere Elton, che io ricordo sempre, anche un po' per sottolineare, no, questo destino un po' particolare, questa sfortuna che comunque persegue del Napoli nell'azione del tiro di Higuain, quando lui ha deviato il pallone, si è girato dietro, sicuro che la palla fosse finita in porta. Sì, era sicuro lui, era sicuro Higuain, erano sicuri gli spettatori allo stadio, chi era davanti alla TV. 99 volte su 100 quel pallone finisce in porta. E invece, il calcio è fatto di questi episodi. 99 volte su 100, devo dire la verità, finisce in porta anche quello in pallo tra Britos e Quintero. Il calcio è fatto di queste cose. Secondo me, per quello, noi come gli allenatori dobbiamo cercare tendenzialmente di analizzare la prestazione, fermo restando che poi logicamente il risultato condiziona tutto e tutti, perché anche appunto il sottoscritto ha appena detto, se il Napoli va ai quarti di finale ha raggiunto un obiettivo importante, poi c'è modo e modo per andarci. Magari il Napoli è stato sfortunatissimo in Champions, molto fortunato dal mio punto di vista con lo Swansea, e ha raggiunto gli ottavi di finale, quindi il risultato determina anche il giudizio. Però ecco, cerchiamo di guardare anche le prestazioni, perché magari ad Oporto si poteva far meglio per certi aspetti, si è preso gol poi nel momento migliore. Appunto il calcio è figlio di tante situazioni contingenti. Gianluca, abbiamo parlato di Immobile e Circi, in casa di Napoli invece si parla di un possibile turno di riposo a Marek Hamsik. Ma io non ci credo tantissimo per due motivi. Hamsik ha bisogno di giocare, su questo non c'è dubbio, per rifare la gamba, per ritrovare soprattutto brillantezza. A me quello che sembra che manchi ad Hamsik non è l'aspetto atletico, è proprio la brillantezza, il cambio di passo, la capacità di accelerare e lasciare il difensore sul posto, quella che un po' poi sempre è stata la sua caratteristica. E poi non mi aspetterei onestamente un Napoli con quattro attaccanti in una partita in trasferta contro una squadra difficile come il Torino. Mi aspetto magari Hamsik fuori e appunto tre attaccanti dietro Higuain con il Porto, quando si deve fare una partita assolutamente d'attacco. Certo, c'è la possibilità anche di inserire Zemaili sulla tre quarti, però fin qui Benitez non l'ha mai fatto, ha sempre tenuto fede un po' alle sue gerarchie. Se non c'è Hamsik, generalmente in quella posizione c'è assolutamente Pandev. Staremo a vedere, però se dovessi in questo momento scommettere su Hamsik in campo o Hamsik in panchina, io mi tengo ancora Hamsik in campo. E chiudiamo la settimana con questo match, questo scontro direttissimo contro la Fiorentina. Ecco, Gianluca, se stasera si riescono a mantenere le distanze, e casomai anche con un pareggio, e domenica si riesce a vincere con la Fiorentina, beh, allora veramente potremmo dire chiuso il discorso Champions, anche se c'è quest'Inter che sembra veramente non perdere un colpo. Sì, però mi sembra decisamente troppo lontana, e comunque il Napoli ha un margine che può gestire per certi versi anche sulla stessa Fiorentina, oltre che sull'Inter. Onestamente meritano le prime tre di essere lì davanti, la Juve merita di essere ampiamente in testa, come il Napoli di giocarsi il secondo posto. Mi sembra che anche gli altri tre posti, quelli per l'Europa League, con la giornata di ieri siano quasi definitivamente assegnati, perché con la vittoria dell'Inter a Verona, Fiorentina, Inter e appunto Parma che ha sbancato Milano, sono nettamente le squadre che meritano poi di andare a fare l'Europa League. Il campionato italiano non è mai stato, dal mio punto di vista, così spaccato, oltre che così mediocre. Quindi sono convinto che il Napoli, tra l'altro, con la Fiorentina
domenica sera possa anche vincere tranquillamente. La squadra viola continua a mostrare pecche difensive incredibili, ha pareggiato una bella partita a Torino, sono sicuro che giocherà la gara della vita contro la Juve in Europa League, quindi arriverà al San Paolo anche un po' stanca dal punto di vista fisico, ma soprattutto prosciugata dal punto di vista delle energie mentali. A parte la professionalità, diciamo, e il ruolo terzo che deve contraddistinguere la nostra, il nostro mestiere, anche tu sogni una finale Napoli-Fiorentina? Io sogno il Napoli in finale, poi se arriva la Fiorentina mi fa piacere per Vincenzo Montella, perché secondo me è uno di quegli allenatori che fa effettivamente quello che dice, possesso palla ed è possesso palla, poi può piacere o non piacere, rischia anche decisamente troppo, sta facendo anche lui, ma rischia decisamente troppo in fase difensiva, però è uno di quelli che dà la sua impronta alle squadre che allena, quindi dovesse succedere ben venga, però l'importante è che in finale ci sia il Napoli, anche se non è facilissimo, seppur tutto sommato vanno visti i risultati dell'andata degli ottavi di Europa League, ci sono squadre che il Napoli può battere, c'è la Z Alkmaar, c'è il Betis di Siviglia che hanno vinto entrambe all'andata. Faccio questi due nomi perché se proprio mi dovessi augurare un Napoli ai quarti sorteggiato con una di queste due sarei ben felice. Perché insomma è una sarebbero... le altre sono un po' più competitive, infatti sarebbero avversari più abbordabili. Gianluca, per chiudere voglio ritornare un attimo sul discorso fortuna sfortuna. Prima abbiamo appunto parlato di Elton e di quel famoso tiro di Higuain. Possiamo dire che in questo fine settimana si è visto tutto ciò che non è andato bene al Napoli, nel senso che Calaiò, punizione alla Maradona, segna a Napoli, il rigore che dovrebbe essere un'occasione diciamo un po' più facile, invece batte malissimo il calcio di rigore, per Buffon è stato uno scherzo, e poi ci sono tante altre azioni, gol e quant'altro che insomma al Napoli potevano andare meglio, invece niente. Ma io dico la mia, quando si dice squadra cinica, come lo si è detto per esempio ieri della Juve dopo la vittoria in casa del Genoa, vuol dire che una squadra è stata fortunata. Cinico è un aggettivo che usiamo noi giornalisti per coprire magari le fortune di una squadra, lo abbiamo letto per il Napoli dopo Roma, l'abbiamo letto per il Napoli dopo lo Swansea. Sono uno alla Pepe Reina che ha detto chiaramente che se il Napoli gioca come sta giocando rischia di perderne 8 delle prossime 10. Bisogna guardare la prestazione, poi l'episodio può determinare. Il Napoli ad Oporto è stato fortunato nel primo tempo perché il guardalino ha alzato la bandierina, sfortunatissimo nella ripresa perché in tre occasioni non è andato vicino al gol, molto più che vicino al gol, poi è stato fortunato nel non prendere il 2-0. Quindi ripeto, ci sono troppi episodi che determinano l'andamento delle gare. Ieri la Juve, come a Milano col Milan, è stata fortunata, però nelle 38 partite la Juve stramerita di vincere il campionato, il Napoli stramerita di essere in lotta per il secondo e terzo posto con la Roma, quindi sul campionato il giudizio secondo me è sempre più equilibrato. Nelle partite singole, faccio un esempio, Roma-Napoli di Coppa Italia, il Napoli secondo me gioca un buon primo tempo a Roma e va sotto 2-0, non gioca un gran secondo tempo ma riesce a rimontare, poi prende il 3-2 nel momento in cui la Roma mai e poi mai avrebbe immaginato di segnarlo, al ritorno pronti via, la Roma nei primi 20 minuti non l'ha mai fatta vedere al Napoli, ha sfiorato il gol con destro. Se fa gol destro lì probabilmente cambia la storia, il Napoli poi gioca i 70 migliori minuti della stagione e vince la partita. È molto difficile nelle competizioni vivere o morire, determinare chi merita in realtà il passaggio di un turno. Nel campionato, ripeto, i valori secondo me vengono fuori alla lunga, e quelli che oggi esprime il campionato italiano, a prescindere dal rigore sbagliato da ieri da Calaiò, sono i valori del nostro campionato, cioè la classifica non è mai stata così giusta come in questo momento. Assolutamente d'accordo. Gianluca, grazie, buona settimana e buon lavoro. Grazie a voi, forza Napoli. Ed eccolo qui il nostro direttore Antonio Petrazzuolo. Buon pomeriggio, direttore. Ciao Michele, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori, ben ritrovati. E allora, ci vuoi dire le formazioni? Ne approfittiamo mentre contattiamo il nostro prossimo ospite. Ci proviamo, anche ci perché proviamo. Ci sono tanti dubbi, soprattutto nel Torino, dove potrebbe clamorosamente far riposare Cerci e Immobile, stando alle ultime indiscrezioni che provengono proprio da Torino, il signor Giampiero Ventura che ben conosciamo. Però ecco, secondo me potrebbe essere anche pretattica, perché sinceramente io credo che giocherà col suo 3-5-2, Padelli tre pali, Maximovic, Glick e Bovo in difesa, Darmian, Kurtic, Taxidis, El Kadouri e Vesovic a centrocampo, e poi in attacco
Cerci Immobile, altrimenti Barreto Meggiorini, la vedo un po' difficile. Gomis, Berni, Rodriguez, Bascia, Moretti, Gazzi e Farnerud, Barreto appunto e Meggiorini in panchina. Napoli con un 4-2-3-1, Reina tra i pali, Reveillé, Fernandez, Albiol e Goulam in difesa, Jorginho e Hiller a centrocampo, Caillon, Mertens in vantaggio su Hamsik e Insigne a sostegno di Gonzalo Higuain. In panchina Doblas, Colombo, Britos, Enrique, Mesto che rientra dopo 4 mesi, Berami, Zemaili, Duvan, Hamsik e Pandev. Arbitrerà Daniele Doveri di Roma, assistenti Vuoto e Petrella, quarto uomo Liberti, arbitri di porta De Marco e Pinzani. Buon pomeriggio a Maurizio De Giovanni. Ciao Maurizio, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori. Grande Mauri, ti convince questa formazione del Napoli? Ma io credo che le scelte siano più o meno obbligate se si vogliono portare avanti un po' tutti e tre gli obiettivi, no? Fermo restando la Coppa Italia, che arriverà comunque a fine stagione, quindi chiuderà un po', ma l'Europa League ha una sua entità, dovendo giocare giovedì una partita senza appello, in cui peraltro ci siamo complicati abbastanza la vita, perdendo 1-0 per gli errori marchiani fatti in zona gol, fermi restando i soliti errori difensivi, perché al Porto è stato annullato un gol e io non capisco ancora perché, all'inizio della partita, poi c'è stato quel palo clamoroso di Quintero che mi ha ricordato il miglior Claudio Pellegrini dei tempi d'oro del Napoli Marchesi, e quindi diciamo francamente non saprei che dirti. Lui vede i calciatori, li vede prima e li vede in allenamento più volte, presumo che lui cerchi l'equilibrio. Certo è che a Torino si deve vincere, non vincere a Torino significherebbe di fatto mollare anche l'obiettivo vago del secondo posto, che perseguire il quale significa raggiungere per buona sostanza quello nuovo, insomma, cioè quello della sicurezza del terzo. Quindi saremo a vedere. È una settimana importante però, perché non soltanto la gara di questa sera, poi ci sarà ovviamente la sfida di Europa League con un Porto in grossa difficoltà, perché non soltanto non ci sarà Alex Sandro, che è squalificato, infortunato il difensore Maicon, infortunato nell'ultima partita ieri sera contro lo Sporting Lisbona il portiere Elton, quindi arriveranno in grossa difficoltà proprio allo stadio San Paolo, una grande occasione per andare avanti, no Maurizio? Però potrà giocare per due risultati, potrà giocare difendendosi e basta, potrà giocare con relativa, nella miglior modo in cui si può giocare quando mancano molti elementi, cioè incrementando la fase difensiva a scapito di una sostanziale rinuncia della fase offensiva. Io ti dico francamente, sono uno di quelli che pensa che l'1-0 sia il peggior risultato da fare fuori casa nella partita d'andata, perché ti obbliga a vincere ma non è nemmeno sufficiente. Io ti dico francamente che non sono travolgentemente ottimista, anche se ti devo dire che fondamentalmente penso che il Napoli possa farcela, perché due gol di scarto in casa nel Napoli Porto ci sono. Bisogna che sia un 2-0 e non un 3-1, questo insomma diciamo è il problema. 3-1 passiamo ancora noi. Io spero che i due gol di scarto ci siano, però insomma è una partita molto difficile, è una partita complessa, e spero che non tolga energia, perché io continuo a guardare come obiettivo primario la qualificazione in Champions quest'anno. Non fare la Champions per il progetto tecnico di Benitez sarebbe un deciso e clamoroso passo indietro. E poi Maurizio, oltre a questo discorso chiaramente dell'Europa League, ricordiamo che il 23 marzo ci sarà a San Paolo, poi il 23 marzo è domenica prossima, la sfida con la Fiorentina, quindi una grande opportunità se vogliamo di tenerli a distanza, quindi di chiudere i discorsi quanto riguarda ovviamente il terzo posto. Addirittura c'è chi dice che la Fiorentina deve fare il tifo per il Napoli, perché chiaramente avendo il Napoli in finale di Coppa Italia
la Fiorentina con Napoli al terzo posto può avere quasi in tasca, no? La qualificazione in Europa League, quindi non la farei così semplice, penso che la Fiorentina abbia ancora delle mire, se ce le ha l'Inter non vedo perché non dovrebbe avercela la Fiorentina. Ecco, ti fermo un attimo Maurizio, tu da grande tifoso del Napoli quale sei? Quando senti dire, lo faccio il nome, Beppe Bergomi, che dopo la vittoria dell'Inter a meno 8 dal Napoli dice, con una gara da recuperare, quindi potenzialmente 11 punti, dice: per me l'Inter può scavalcare il Napoli che è in un momento di difficoltà. Tu cosa pensi? Ma guarda, io ti dico la verità, al di là del fatto che i pensieri di Bergomi hanno nella mia vita un peso molto marginale, ti dico francamente, credo, sono uno di quelli convinti che aver giocato bene a pallone non ti faccia necessariamente un esperto di calcio né una persona in grado di parlarne con ampiezza. Bergomi fa un po' il lavora per la sua piazza dell'Inter, che sarà tifoso legittimamente dell'Inter, ragionerà così. Io non credo che ci sia grande speranza per queste squadre. Scusami, però come fai a dire che il Napoli è in difficoltà dopo che ha battuto la Roma, Maurizio? No, vabbè, il Napoli non è in difficoltà, non più di quanto lo sia non lo sia stato a tratti per tutto il campionato. Il Napoli ogni tanto ha questi periodi, ha queste amnesie derivanti sostanzialmente da un problema grosso che ha il Napoli, che è Hamsik. Perché Hamsik in questo momento è un grosso problema per il Napoli. Perché è un problema? Perché è un giocatore di cui il Napoli non può fare a meno, è un giocatore che l'unico giocatore che può dare equilibrio alla squadra, arretrando in caso di necessità e andando di fatto a fare il terzo centrocampista. È l'unico giocatore con i piedi in grado di fare gioco, non lo sta facendo tra infortuni e post infortuni, non lo sta facendo da molti mesi, e il Napoli sta pagando questa assenza. Hamsik è uno di quei giocatori che non hanno sostituti nella rosa, perché Pandev non è un sostituto di Hamsik, Mertens non è un sostituto di Hamsik, Vlahovic non è un sostituto di Hamsik, in nessun caso. Quindi questo è il problema che sta avendo il Napoli. Ora, l'Inter è l'unica squadra che noi dobbiamo affrontare fuori casa, in un contesto di un calendario che è tutt'altro che semplice, perché il Napoli deve giocare a Parma e con la Lazio a Roma, e in casa con la Juventus, la Fiorentina... Con la Lazio in casa, Maurizio. Con la Lazio in casa, con la Lazio, che comunque abbiamo visto a Cagliari essere una squadra in grado di tirare fuori qualche coniglio dal cilindro. Col Parma a Parma, e il Parma da Rogna, lo è per tutti, lo sarà anche per noi. Vabbè, già l'andata. Poi, andato, però. Come? Già l'andata. L'abbiamo dato. Cassano, figurati. E con la Juventus e la Fiorentina, l'altro calendario facile non ce l'ha. Però nemmeno la Roma, attenzione. Quindi io dovendo giocare a Milano con l'Inter, chiaramente l'Inter avendo la tranquillità, io sono convinto che l'Inter non ci può raggiungere mai in nessun caso, anche perché l'Inter non mi pare un solo compressore, quindi non mi farei problemi sull'Inter. A me continua a preoccupare la Fiorentina, perché la Fiorentina è una squadra che ha l'organico sugli undici in grado di impensierire chiunque. Voglio ricordare che è l'unica squadra che ha battuto la Juventus quest'anno, quindi credo che la Fiorentina possa essere l'ostacolo più serio. Noi dobbiamo capire che cosa succede con l'Europa League, perché l'Europa League può togliere energie fondamentali a una squadra che tante energie non ha, e a una squadra che ha un organico carentissimo, come andiamo dicendo all'inizio stagione. Tant'è vero che oggi siamo qui tutti quanti ad augurarci, a stringere, a incrociare le dita perché recuperi Mesto. Ora io a Mesto voglio bene, è sicuramente un calciatore importante ed è un ottimo professionista, uno straordinario ragazzo. Cioè Mesto io sfido chiunque a portarlo tra i riconfermati l'anno scorso, insomma, diciamo, no? Quindi essere qui ad augurarci che riprenda Mesto e sperare che riprenda Mesto per dare il cambio a Relier, niente meno, è una cosa che fa capire il livello dell'organico attuale del Napoli. Meno male però, caro Maurizio, io ti mando un grande abbraccio, Mauri, e speriamo bene, incrociamo le dita, io mi aspetto un bel risultato stasera. E penso anch'io che vado a incrociare le dita. Io ho scritto oggi sul Mattino che si deve andare a Torino per vincere, che non ci debbono essere dubbi su questo. Continuo a essere convinto di questa cosa, speriamo bene. Grazie a Maurizio De Giovanni. Ciao Maurizio, grazie.
Grazie a Maurizio De Giovanni. Antonio, subito, immediatamente cediamo la palla a Tony Iavarone. Ciao Tony, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Grande Tony, ha fatto una disamina che io condivido in pieno in apertura su napolimagazine.com. Una settimana clou, si decide tutto, no Tony Iavarone? Sì, è una settimana che foriera, noi speriamo, di buone notizie, perché si comincia stasera con la partita di campionato con il Torino e con diciamo lo scontro a distanza tra il Napoli e la Roma, che ovviamente dovrà essere il tema dominante per quanto riguarda le possibilità del Napoli da qui al 18 maggio. Uno scontro a distanza che dovrà vedere il Napoli sempre in palla, sempre pronto a non perdere colpi, in attesa di passi falsi della Roma. Poi c'è giovedì, c'è la partita con il Porto che apre gli scenari internazionali. Si tratta a questo punto di rendere il massimo per poter recuperare quel gol di svantaggio nella partita di andata. Ci avviamo poi verso il rush finale della stagione, con quella che poi sarà, insomma, da qui a quando verrà, la partita di finale di Coppa Italia. Credo che queste due partite, però, Torino e Porto, sono dei test attendibili per capire quali sono le possibilità del Napoli. Il Torino per quanto riguarda il campionato, il Porto per quanto riguarda l'Europa League. Il Torino, insomma, non è proprio una squadra facile, anche se avviene in un momento di stasi del team di Ventura. Credo abbia fatto, se non sbaglio errato, 4 punti nelle ultime 6 partite, ha inanellato una serie di sconfitte consecutive, ma il Torino è Ventura, che è stato un ex allenatore del Napoli. Purtroppo per lui forse è venuto nel momento, diciamo, peggiore, all'inizio proprio dell'avventura di De Laurentiis. Ventura è anche uno che riesce a cambiare benissimo il modo di giocare della sua squadra in corsa, riesce a cambiare anche l'assetto tattico, anche se paga dazio, perché insomma D'Ambrosio, venduto nel mercato di gennaio, qualche infortunio di troppo lo stanno condizionando nella prestazione. Ho sentito dire che dovrebbe rinunciare a Cerce Immobile, penso. Secondo me è pretattica, Tony. Ma decisamente pretattica, non credo che entrambi Ventura... Poi dai, per Meggiorini e Barreto, voi, perché queste sono, ma no, insomma, questo è Ventura, non è Tafassi quello che ti dava le botte in quel posto, voglio dire, insomma, no. lo penso anche io, non Tony, da attento osservatore dei fatti di casa Napoli, quando vedi Marek Hamšík che dopo una partita dice non mi riescono più le mie solite giocate, si vede chiaro, tu cosa pensi, cosa ti senti di dire a Marek? No, io ad Hamšík avrei poco da dire, perché insomma non ho questa grande esperienza. Se fossi allenatore di Hamšík adotterei un solo rimedio, una sola medicina, e gli direi solo una cosa: gioca, continua a giocare, non preoccuparti, perché da una situazione del genere con un grande calciatore come Hamšík si esce solo in questo modo. A me già sembra strano che Hamšík venga fermato e venga fatto riposare in panchina, insomma. Non dimentichiamo che Hamšík insieme a Higuaín è, diciamo, il calciatore più rappresentativo che oggi è il Napoli, e che è un calciatore che sino all'estate scorsa era l'oggetto del desiderio del mercato di molte squadre europee, credo sia tra i migliori centrocampisti del mondo in quel ruolo. Quindi a me già sembra strano che Hamšík possa finire in panchina. Quindi ad Hamšík ci sarebbe poco da dire, bisogna farlo giocare, magari rivedere anche la sua posizione in campo o aiutarlo in quello che è questo recupero di condizione fisica e mentale. E poi bisogna dargli coraggio, bisogna dargli la possibilità di esprimersi come lui sa, e questo può accadere solo praticando quello che si fa, nel caso specifico praticando il calcio, facendolo giocare. Nell'analisi poi della domenica sportiva, Tony Iavarone ha fatto anche un passaggio, no, su quello che è stata la vittoria della Juventus, una punizione griffata Andrea Pirlo, probabilmente chiude gli ultimi sogni di speranze anche per la Roma. È anche vero però, Tony, che qui il discorso secondo posto non è poi così chiuso, quindi dipende tutto dal Napoli. No, assolutamente. Alle spalle della Juventus può succedere di tutto, il campionato è completamente aperto e questo equilibrio che c'è sta consentendo anche ad alcune squadre di recuperare, insomma vedi anche l'Inter di Mazzarri, ma non credo che però possa andare oltre il quarto e il quinto posto. Ha dato energia anche alla Fiorentina, che comunque, anche se l'avversario non era irresistibile, si è espressa molto bene, insomma.
Credo che alle spalle della Juventus può accadere di tutto e Napoli deve essere pronto e sentirsi pronto in questo duello a distanza con la Roma. Bene, e allora io vi ricordo che Tony Iavarone lo potete seguire minuto dopo minuto su tonigiavarone.it, però ti chiedo, Tony, se c'è l'appuntamento con Numbertù oppure è spostato a martedì? No, no, l'appuntamento di Numbertù c'è, arriva puntuale come una cambiale, alle 21 si va in onda subito dopo la partita del Napoli e sarà poi una trasmissione anche abbastanza particolare perché avrà un occhio diretto su quella che sarà la prestazione della Roma. La partita della Roma inizia in contemporanea con Numbertù. Mi raccomando, lo studio tutto unito, insomma, per l'Udinese, chiaramente, a favore dell'Udinese. Sì, questo senso, abbiamo qualche laziale, anzi abbiamo una bellissima laziale, ma insomma romanista quindi... non ne ho mai contato. Forse ce n'è uno, ma evito di dirlo. Vabbè, si sanno certe cose. La maggioranza è sempre pro Napoli, sicuramente. Certo. Io ringrazio Tony Iavarone, grazie Tony, un abbraccio. Grazie a voi e un saluto agli ascoltatori. Per l'attacco al momento siamo fermi, anche se chiaramente io credo che nella prossima finestra di mercato il Napoli prenderà l'attaccante da affiancare o anche inserire in panchina, però con maggior peso rispetto a Duvan, Esteban, Banguera, detto Zapata o Zapata detto Duvan o come meglio credi. Aspetta guarda, questa domanda facciamola direttamente a Biagio Izzo. Ma come si chiama Zapata, Biagio? Come si chiama Zapata? Un zappatore non sa scoda zappa. Biagio, ma che hai pensato quando ha fatto quella scivolata? Non lo so, è un ragazzo sfortunato. Ho pensato fino alla noce, zanzanza. Mannaggia che lo Zapata che è da zappare il Pumarolo, com'è possibile? Mannaggia la palla dell'1-1 sul piede e ci passo, non lo so, non ho parole. Ecco, va. Io voglio dire una cosa. Io è una lezione per Zapata questa. Caro Duan, hai sentito Biagio come è entrato alla grande, proprio subito, direi. Così deve entrare Zapata, direi ben subito. Un giorno tra sì. Chiedono permesso, posso entrare. Vai, sfondala questa volta con tutta la sua forza, perché poi effettivamente lui fisicamente c'è, però poi non lo so, viene meno proprio nel a tu per tu col tuo dice a Napoli viene meno in decuso duro. vero, però speravo che stasera fate che io già lasciavo, fate presto, vi devo sì no rapidamente. Torino-Napoli, come finisce? Come finisce? Ma allora, il tifoso finisce dentro Napoli, lo sportivo, che il Torino ha aperto domenica scorsa, sta un po' incazzatello, cerca di venire su, però insomma una squadra che comunque non ha niente da chiedere più, secondo me. E poi Biagio, ricordiamo che ci sarà Porto-Napoli, Napoli-Fiorentina domenica, quindi è una settimana importantissima. No, secondo me è cruciale, lo sapevamo che marzo era un mese più terribile, insomma. Dobbiamo pian pianino, partita dopo partita, è inutile fare programmi, secondo me. Conviene prepararsi per la partita che di turno, tipo questo del Torino stasera, il Porto giovedì, e affrontarle man mano in base anche ai calciatori, alla disponibilità, quello è importante, insomma, non chiedere altro. Biagio, Dries Mertens parla francese, quindi preparati. No, io non ci sarò in trasmissione che sono in teatro, però ho fatto comunque le interviste per strada e quindi le mandiamo domani sera in onda. Ah no, non parla una parola italiana, te lo anticipo. Meno male che ho giusto uno, mi sa che tutto lì. Tra me lui, in napolitano, parlo anche... Biagio. È uno spettacolo però, Biagio, sempre, come sempre. Bastava un semplice noi o volevamo savoir l'indirizzo. Esatto. E lui capiva subito. Esatto. E allora io ringrazio, mando un grande abbraccio. Ciao a Biagio, ciao ragazzi, ciao, buon lavoro. Ciao Biagio, grazie e in bocca al lupo, per non dire insomma l'altra cosa che si dice solitamente quando si lavora in teatro o al cinema. Allora, caro Petrazzolo, ma secondo te che facciamo? Come dice Vincenzo che partecipa al filo diretto del mercoledì, dobbiamo vincere. Assolutamente, ma sei tanto sicuro che Immobile e Cerci giocano? Io, guarda, inizio ad avere effettivamente anch'io la sensazione che Ventura possa lasciarli in panchina. Ma per quale motivo non li deve far giocare? Sai perché? Perché l'anno scorso, devono riposare.
ricordati bene l'anno scorso, Barreto non segnava. Io farei giocare 20... Zema e lì Blerim che segnò con la tripletta fantastica, quindi anche scaramanticamente a sorpresa lo metterei in campo contro la sua ex squadra, non si può mai sapere. E tra l'altro ricordiamo l'anno scorso Zemaili fu l'assoluto protagonista di quella bella partita. Però ricordati i protagonisti in maglia granata, chi furono? Marco Ferrante. Marco Ferrante. Vuoi tornare indietro nella memoria? No, soltanto 12 mesi fa. L'anno scorso. Ricorda. Chi furono i protagonisti in maglia granata? Non mi ricordo, l'ho rimosso, non... Allora, Barreto che non segnava da 23 anni. Ah, tu dici Meggiorini e Barreto? E Meggiorini. No, lasciali stare in panchina. Quindi tu sei di quelli che aspettano il buon Moscardelli, che tra l'altro poi dovremmo coinvolgere, Moscardelli, Michele. Perché? Abbiamo cambiato spoke, Ha fatto quella bella iniziativa dei Lacci, che contro l'omofobia, che hanno sposato un po' tutti i calciatori della Serie A. Cose simboliche, però effettivamente pure lo svizzese dice Moscardelli, però tu caro amico nostro, anzi nemico tra virgolette, cioè, tanti gol, anzi pochi gol solo contro il Napoli, no? Effettivamente, poi sì, è diventato un po' un fenomeno sul web, soprattutto su Twitter, non so se lo stai seguendo, proprio perché lui si è alla grande adoperato con sforbiciate in piscina, è diventato un po' un piccolo fenomeno di Twitter. Insomma, diciamo la verità, tanto i social network lasciano spazio. Potresti a tutti. Potresti farlo anche tu, ecco. Appunto, questo per dire, una sforbiciata mentre calci il pallone e vai a cadere in piscina, no? Con la tua stazza. Povera gente intorno alla piscina, insomma. Sarebbe fantastico. No, sarebbe straordinario. Uno tsunami potrebbe sollevarsi in piscina. Ah, assolutamente. Ma l'hai mai provato a fare a mare la sforbiciata? Come no, come i tuffi per la pallavolo, voglia, quante cose abbiamo fatto a mare. Quanti anni fa? E chi si ricorda più? Te la faccio fare di nuovo, non ti preoccupare. Va bene. Abbiamo problemi. Stavo dando il numero a Sebastiano. Va bene, vedi, guarda, proprio come si. Tutto okay. Come si fa? Però no, mi arrivavano delle segnalazioni da parte della regia. Sì. Non sento martelli, però. Che dobbiamo. Allora, il sabato e la domenica non si lavora, no? Quindi mi aspettavo una ripresa roboante. Il venerdì si fanno gli straordinari, quindi. Siete davvero molto, ma molto bravi. Nel frattempo leggiamo anche un po' di notizie dell'ultimo ora. Il Pocio Lavezzi che se ne va a cena con Dacour, piccolo angolo di Argentina nel cuore di Parigi. Lo sai che quando parli... ricordi Olivier Dacour, ex centrocampista. Lo sai che quando parli di Lavezzi mi intristisce, perché vedo che lui in Napoli ce l'ha sempre nel cuore. Appunto, proprio per questo, perché ripeto, insomma, Lavezzi è veramente una persona a cui non si può anche se molti non diranno bene, sì, ma dove lo mettete? Facciamo il caso che dovesse tornare a Napoli, un posto si trova sempre. Ma stiamo ancora a fare questi discorsi, ma per favore, anzi come pure Michele, non so se hai visto ieri sera, mi sono divertito un po' su Twitter con Ciro Ferrara. Che ha detto Ciruzzo? Perché lei ha scritto: Pirlo per me è tra i top mondiali sui calci di punizione, non soltanto da stasera. Io col sorrisetto ho detto: Diego? E lei ha detto: Diego è fuori concorso. Però secondo me un po' si è arrabbiato. Infatti lo devo sentire, perché poi si sono inseriti tifosi della Juventus, del Napoli, Ferrara, così. Ho detto: guarda, quando Ciro parla del Napoli è sempre bello, quindi anche su Twitter. E poi ci siamo riappacificati. Buon pomeriggio a Titti in Prota. Ciao Titti, buon pomeriggio. Ciao ragazzi, buon pomeriggio a voi, tra una twittata e l'altra. Titti, come finisce stasera Torino-Napoli? Cosa ti aspetti? Le scelte di Rafa Benitez, la pretattica di Ventura che dice che probabilmente farà rifiatare Cerci e Immobile, tu ci credi o è solo pretattica? No, io non ci credo, insomma, non... penso proprio che un allenatore nel momento in cui vado ad affrontare una squadra come il Napoli non possa permettersi di far sostare due elementi così importanti come Cerci
Immobile. E detto questo, dall'altro lato le scelte di Benitez restano sempre un punto interrogativo, perché ricordiamo, cioè, da una parte la situazione di Marek Hamsik, che deve assolutamente ritrovare forma mentale più che fisica, condizione ovviamente senza la quale non si potrà rivedere, non si potrebbe rivedere in campo il Marek Hamsik che siamo abituati a conoscere. E dall'altro lato, se Benitez dovesse optare per l'esclusione di Hamsik nell'11 titolare, io credo che la soluzione Insigne sia quella più fattibile al posto di Gennaro trequartista. Sarebbe assolutamente una sorpresa, però è vero anche che una possibile soluzione tattica che rappresenterebbe assolutamente un'innovazione. Diciamo che sono queste le tre opzioni a disposizione del tecnico spagnolo, e da parte mia c'è molta curiosità e attenzione verso quella che sarà la scelta di Benitez, che ci ha sempre comunque abituato a grandi sorprese nell'undici titolare, motivo per cui non riusciamo mai ad azzeccare una formazione. No, non te lo chiedo, anche perché sarebbe troppo una cosa cattiva. Poi noi che lo viviamo in prima persona, soprattutto questo discorso continuo. Per azzeccare le formazioni di Benitez bisogna essere bravi in matematica e statistica, perché io credo che basti applicare, no, una sorta di non sempre di io formula, ho fatto questo giochino. Insomma, ogni tanto lui deve fare, deve anche andare vabbè, oltre. A un certo punto io ho detto legge, per non smettersi. Allora io te lo dico, a Livorno pensai, infatti prima della partita io lo dissi in conferenza, disse adesso farà riposare Caglion, invece l'ha fatto giocare, cioè quindi appunto. Fino allo stremo Caglion gioca sempre, io, questo l'abbiamo capito, no Titti? Caglion sempre, fin quando non lo dice lui che sta per sentirsi. Noi con Benitez ci eravamo abituati a mettere da parte l'aggettivo fedelissimo, no? Perché chiaramente Benitez aveva iniziato la stagione abituandoci in un certo senso a utilizzare tutte le forze a sua disposizione, ma mi pare che Callejon invece rientri ampiamente nel fedelissimo di Benitez, e con lui anche Gonzalo Higuaín, che in fin dei conti è stato lontano dal terreno di gioco solo quando in Champions ebbe problemi muscolari, quindi solo in quell'occasione Higuaín è stato tenuto fuori. Callejon assolutamente gioca sempre, è chiaro che Benitez fa completo affidamento su di lui e probabilmente lo vedrà sempre al top della condizione in allenamento, altrimenti non si spiega il motivo per il quale ovviamente non dà pausa a Callejon. Auguriamoci che, visto questa stagione sciagurata iniziata con questa lunga serie di infortuni, non si verifichi altro, perché altrimenti nel rush finale ci sarebbero complicazioni. Ora è un momento importante, fondamentale per il Napoli. Sono importanti 3 punti questa sera per continuare la corsa al secondo posto, ma anche per la testa, per poter riconquistare quel pizzico di fiducia in più che, oltre al San Paolo pieno, possono dare il contributo per il turno di Europa League. Radio.0 ha presentato Napoli Magazine.